Bentornati fratelli di Tuberanza, siamo di nuovo su Pokémon, gioco di carte collezionabili online. Oh! Questa dovevo risparmiarmela, ma a parte questo, oramai lo sapete, nuovo video. Esatto, nuovo deck, questa volta di tipologia erba e come avrete sicuramente intuito dalla miniatura è il deck di Decidueye GX. Come ho potuto chiamarlo? Vabbè ragazzi, si capisce, dai. Insomma, effetto serra. Partiamo dal presupposto che le decklist del Decidueye GX sono tantissime, ma per mia fortuna come questa non l'ho mai vista. Perciò, miei cari amici, oramai lo sapete. Se volete la lista completa dell'effetto serra che state per vedere, dobbiamo superare adesso i 4500 pollicioni all'insù. E visto che qualcuno nei commenti fa il bastardo, voglio ricordarvi che io vi chiedo i pollicioni perché per voi è totalmente gratuito, mentre per i miei video è fondamentale per crescere. Grazie mille, adesso iniziamo. Go! Ok, non me ne ero accorto. Avversario trovato. Parliamo un po' della strategia di questo deck, che è abbastanza elementare. È importante utilizzare il Lumise come primo Pokémon attivo perché grazie al suo attacco con un'energia erba vi dà la possibilità di prendere un'energia erba dal mazzo e ve la fa segnare a un Pokémon in panchina che dovrà assolutamente essere Rowlet. Decidi chi lancia, testa. Incredibile ragazzi, è incredibile. Incredibile. Vediamo quale sarà la nostra mano iniziale. Ah, iniziamo noi per primi, perfetto, era quello che volevo. Oh, buono. Peccato che non ci sia nulla per far girare il mazzo. E questo è un gran bel problema. Va bene. Anche lui ha un mazzo erba, eh. Erba e anche fuoco. Quindi giustamente va a coprire la sua debolezza. Vediamo un po' chi utilizza. Ok, Snivy con Serperior, perfetto. Abbiamo Anemone. Beh, ragazzi, io con Anemone andrei a prendere N, più che altro perché ho assolutamente bisogno nel prossimo turno di rimischiare le carte. Quindi, N è qui. Questa qua, la foresta, la utilizzeremo più tardi. E passiamo il turno. Vediamo un po' come gioca il nostro avversario. Probabilmente lo stadio lo avrà anche lui. Spero. Allora, energia. E ragazzi, io sinceramente penso per me. E lo stadio lo attivo. E poi rimischio tutto. Nella speranza di ricevere subito subito un Dartrix. No, però posso prenderlo. Quindi vado con la Level Ball. Dartrix. Ok, così lo evolviamo all'istante. Ecco a te, mio caro Dartrix. Mettiamo anche quest'altro Illumise, perché adesso faccio altruismo. Prendo un'energia erba dal deck e la assegno a un Pokémon in panchina, che in questo caso è appunto Dartrix. Mo, io nel prossimo turno non posso assegnare a un altro Rowlet, perché non ce l'ho. Se avessi però una bellissima Level Ball, sarebbe già qualcosa. Trevenant X. Un'altra energia. Coleomorso. Va bene, non importa. Velenaculeo. Velenaculeo. Grazie a questo oggetto, quando voi lo assegnate a un Pokémon e l'avversario vi attacca, viene avvelenato. Quindi io lo darei subito subito a Dartrix, perché poi magari entra in campo. Questa va a lui e peschiamo due carte. Questo è un po' culo, un po', eh. Magari non pescarne due, però, voglio dire, freccia piumata. Vai. 20 danni. Confondiamolo. Confondiamolo, sì. Magari così, quando lui mi attaccherà, se si dovesse attaccare da solo, muore. Ed è una buona strategia.
mentre poi nel prossimo turno entrerà in campo DCY GX. Ok, non mi attacca, giustamente. Allora, andiamo con Elisio e gli buttiamo dentro questo qua. Adesso ritiriamo il nostro caro amico. Freccia piumata, ragazzi, e gli faccio fuori il Larvesta intanto. Tanto 9-9-18 lo uccido con due attacchi comunque. Peschiamo una carta premio. Platan, va bene. E andiamo con Foglie Lama. Bam! 90 danni. A te, mio caro amico. Durante il prossimo turno attraversare il Pokémon difensore non può ritirarsi. Che non me ne frega proprio niente perché non ho intenzione di ritirarlo. Normalmente questo deck è molto più veloce, ma purtroppo non abbiamo avuto le mani giuste. Adesso ne facciamo un'altra, perché obiettivamente questa è stata stravinta e in anche poco tempo, diciamo. Però poteva essere un tempo molto più breve, ma la fortuna non ce l'ha permesso. Perciò prendiamo altri gettoni. Bene. No, un forziere. Ragazzi, ve lo ricordo, nel caso ve lo foste dimenticati, al raggiungimento dei 4500 pollicioni all'insù, vi metto in descrizione la lista completa. Ok, avversario trovato. E che è? Un mazzarcobaleno, c'ha tutto. Tranne fuoco, ok, per noi va bene così. Prima è uscito croce, adesso uscirà testa? È incredibile, ragazzi. Cioè, sto gioco, vi giuro, è così scriptato che a volte mi fa salire un nervoso. Peggio di non lo so. Va bene. Forza. Iniziamo subito con un bellissimo esemplare di Rowlet. Fantastico. Allora, inizierà per primo il nostro avversario. Ok. Sto pensando che strategia utilizzare, se andare con Anemone, prendere lo stadio. Scambio questo Pokémon con... Ok. Beh, ragazzi, è un must. Cioè, adesso dobbiamo per forza prendere lo stadio. Eccola qui. Foresta delle piante giganti. Tacchete. E tacchete. E tacchete. E di nuovo tacchete. Ok, chi è qua? Chi c'è? Cosmog e Zapdos. Beh, io 20 danni li farei a Cosmog, ragazzi, sinceramente, Quindi vai. Ok, poi non possiamo attaccare perché ci manca un'energia erba, che magari andremo a pescare dopo con N. Sicuramente devo utilizzare N, raga, perché se no non so proprio che cosa fare. Energia doppia. Un'energia... Ho capito. Arcobaleno, giusto? Sì. Che gli infligge 10 danni. Astuto però. Perché poi gli infliggo 90 danni, 9-9-18 grazie alla debolezza. E arrivederci e grazie. A meno che lui adesso faccia rapigiro. Se fa rapigiro, cambia Blastoise con un altro della... Ok, non lo cambia, perfetto. Stavo facendo delle tattiche che non esisteranno. Allora vai, N... Si rimischia tutto. Grazie dell'energia erba, compare. Grazie. Guardate la velocità di questo deck. Rowlet. Level. Ovviamente è tutto calcolato, ragazzi. È tutto testato. Cioè, prima di fare il video, io queste cose le testo. E finché non funziona al 100%, non si fa niente. Eccolo qua. Energia erba. Abilità. Freccia piumata. Qua. Un'altra abilità. Freccia piumata qua. Praticamente questo sarebbe il moderno Greninja Turbo. Però molto ma molto più forte. Un altro Rowlet top. Via con Foglie Lama. Ciao. È stato un piacere giocare con lei. Energia erba e Ultra Ball. Xerneas, tra l'altro abbiamo anche risparmiato Elisio, che ci potrà servire. L'hai cambiato un po' tardi lo stadio, effettivamente. 9, 10, 11, 12 e 13, perfetto. Sto facendo i calcoli a mano, ragazzi. Questo Xerneas... Vabbè, la stessa storia vale per questo, quindi ok.
energia. Yes. Ma io, ragazzi, sono tentato a utilizzare la Ultra Ball. Faccio così, guardate. Dartrix lo scarto. E voi vi starete chiedendo: ma tu hai scartato Dartrix? Why you do that? Why you do that? Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Perché adesso guardate cosa faccio. Metto Rowlet. Utilizzo questa carta e riprendo il mio Rowlet. Perfetto. Adesso, abilità, freccia piumata qui. E olè. Questo, freccia piumata qui. Olè. Tra l'altro potrei scegliere di recuperare delle carte dalla pila degli scarti, come per esempio la Level Ball oppure la Ultra Ball. No, allora non gli diamo respiro, ragazzi, non lo facciamo respirare incessantemente. Boom, boom, boom. Perché comunque anche l'attacco GX di Decidueye GX è molto ma molto utile. Vi permette di riprendere tre carte dalla pila degli scarti. E dico tre. Assurdo. Vabbè, abbiamo vinto. Tiè. Te voglio mettere pure lo stadio. Perfetto. Vai. Adesso o quitta oppure boh, non lo so. Vai, freccia piumata. Bene. Freccia piumata ancora. Ok, e secondo i miei calcoli 90 danni bastano e avanzano per vincere un'altra partita. Ragazzi, è un deck pazzesco, veloce, devastante e con un attacco incessante. Cioè proprio boom, boom, boom. Cioè Decidueye, ragazzi, è veramente pazzesco. Un deck fatto bene con Decidueye è devastante. Vai, olè. Noi ci prendiamo tutte cose. Scusa, ma quanto mi ha dato? 25 punti? No, 15 punti. Mazza. Eevee e Jolteon. Vai, vabbè, questi non mi servono. Ragazzi, che dire? In questa partita si è vista tutta la velocità di questo deck. E vi ricordo, 4500 pollicioni all'insù. Se volete la lista, in descrizione. Adesso apriamo qualche pacchettino collezione. Tra l'altro, è emersa questa moda di dire: Tuberanza scambia i pacchetti che gli regalano i fan. Ragazzi, ma chi vi dice queste stronzate? Ditemi chi. Cioè, fatemi sapere in privato chi dice queste minchiate. Dovete capire che tutte le persone che cercano di buttare merda sul mio canale è perché in realtà sono soltanto invidiose. Ragazzi, l'invidia è una brutta bestia. Ignorateli. Sole e luna non ne ho più, ma ho un po' di vapori accesi. Tra l'altro, regà, dall'ultimo c'è pacco per te. Io devo ancora riscattare tutti questi. Voi lo sapete, sono stato a Milano a provare un gioco importantissimo, eccetera, eccetera. E quindi non ho avuto tempo. Fortuna che questo deck di Decidueye lo preparai tempo fa. Vediamo un po'. Era quella che volevo. Grande, non deludi mai, vapori accesi. Bene, benissimo. Tra l'altro, raga, c'è un mio amico di Milano che mi ha regalato una carta che vedrete nel... C'è pacco per te o l'avrete già vista, non lo so. Pazzesca. Gastrodon. E Talonflame. Mamma mia, tutti sti ex, dove li metto, raga? Cioè, veramente, non lo so, cioè, incredibile. Tra l'altro in Giappone è già uscita l'espansione dopo Sole e Luna, quindi boh, là esce un'espansione a settimana, io non so come cavolo fanno. Ciao. Oh, Mega Phoenix X! Quanti ne ho? Quanti ne ho? Quanti? Quanti ne ho? Mi 4, questo attacco mi 10 danni a ciascuno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. Evoluzioni! Tra l'altro, ragazzi, questo non è il non è la migliore espansione che sia mai uscita. È una minchiata. La migliore espansione, io sinceramente ho fatica a capire quale. Ciao. Mega Venusaur X Full Art. Tiè, regà, beccatevi questa. Stavo dicendo che anche io ho difficoltà nel capire e nell'individuare la migliore espansione. E di sicuro non è evoluzioni, questo è certo. Apriamone un altro, va? E dai, un Nidoking. Oh, regà, ancora non riesco a trovarlo. Mi manca per completare la collezione. Arcanine.
Comunque, molti di voi mi dicono spesso: Tube, porta dei real pack. Ragazzi, io ve lo dissi anche in live. Io non sponsorizzo nessun negozio, quindi i pacchetti che io apro sul mio canale li pago io e, raga, non costano poco. Per fare un pack opening ci vogliono almeno 10 pacchetti, sono 50 euro o 45 e sono tanti. Eccolo qui! Il pacchetto più di merda della mia vita, eccolo! I due Pokémon che odio di più nello stesso pacchetto! Se io prego il Signore che questo pacchetto mi capiti nella real life, perché non è che ci accendo un fuoco, vi... Non lo so! Apriamo l'unico pacchetto Sole e Luna che mi rimane, lo voglio aprire. Nella speranza che proprio qui ci sia una GX Ghost Full Art. Ah, c'è un Eevee, tra l'altro, buono. GX, Ghost, Hyper, Full Art. Volevo fare un rutto, ma me lo so tenuto per rispetto vostro, raga. Però aspetta, posso andare nel negozio a comprare qualcosa? Vediamo un po', è uscito qualcosa di figo? No. Qua ci sono mazzi, no. Buste, ma Feraligator, ma a me non mi interessa Feraligator. Questo tantomeno. Qua c'è un'espansione con una monetina. Ma vabbè, la compro, sì. Perché non so se quella monetina ce l'ho oppure no. Chi è? Heliolisk. Va bene, dopo apro quel pacchetto lì. Ultima espansione, regà. Apriamoci qualche pacchetto, dai, ne compro 5. Già, 5 pacchetti, 1000 gettoni sono abbordabili, oddio. Sono tanti, però vabbè. Tanto poi li recupero con i tornei che vinciamo in live qui su YouTube Italia. Ora lo sapete, figa. Eccolo qui, vai. Ma adesso so sicuro. Shaymin X Fullar. Fullar, sì, quello che si mette sul collo. Eccolo, eccolo. Grande Beautifly X Fullar Merdosa. Eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo 5 pacchetti, Sole e Luna. Sun and Moon. Sun and Moon. Tanto, regà, io ve lo dico, io non li scambio i pacchetti. Cioè, non faccio scambi. Oh. Le. Soddisfazioni. Nuove. Bella la Mega Ball. Bella anche questo. Lanturn. Grande. Manco doppio tipo. Grande. Un altro Eevee. Wow, la collezione. Pessimian. Il mazzo di cui vado più fiero è Crazy Monkey. Ragazzi, lo state facendo in tantissimi. Why? Cioè, ragazzi, no, vabbè. Ci sono dei problemi, ragazzi, all'interno di questo gioco pazzeschi e non è la mia connessione. Questa ne è la prova perché non ho niente attivo, niente di niente. Va bene, ragazzi, per oggi è veramente tutto. Vi ricordo, 4500 pollicioni in su, troverete la lista del mazzo che avete visto oggi, ovvero Effetto Serra, qui sotto in descrizione. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre e sempre e ancora sempre e solo qui. Sottuberanza. Ciao!